Welcome back. Lui mi chiede, conosciuto come Michael Vedder sul web, e adesso noi siamo qui per un'altra difesa titolata. Vediamo un po' l'avversario di oggi. Scusate la tosse. Clamore basso, David Branch. Numero 8 al ranking, record 29 vittorie e 9 sconfitte. Sarà questo qui lo sfidante di questa settimana, di questa puntata. Sarà lo sfidante del nostro Bacono Maiko, del nostro bicampione. Sa Bacono Maiko. Campione pesi welter e pesi medi. Prendiamo palese attuale. 6 settimane consente, diciamo, al nostro caro Michele Poggi di prendersela piuttosto comoda con gli allenamenti. Allora, io diciamo è passato un po' di tempo da quando dalla scorsa puntata, la registrazione della scorsa puntata. Un po' di tempo è passato. Ora, preso in critica attacco sottomissione. Io diciamo che rinforzerei questo. Andrei di squat rack tutta la vita a questo punto. Ci sono 6 settimane a disposizione, direi. E si può tranquillamente andare così. Una settimana ce la impieghiamo. Ecco. Giusto per arrivare. Cioè, si arriva a 72% di forma. Ma non saprei. Quello posso fare? Sì. Sparring. Mi sembra giusto. Questa sera facciamo un po' di sparring. Tendenze da wrestler. Attenzione, wrestler con sottomissioni. Quindi diciamo che è un lottatore specializzato nel wrestling a terra. Potrebbe essere antipatica questa. Potrebbe essere davvero antipatica. Vediamo un po'. Semyonov. Non ti vedo in gran forma. Come non detto, scherzavo. Mezza guardia. Guardia piena. Rialzati. Ok. Avanti. Ok. Ehi. Aggressivo Semyonov. Ehi. A terra Semyonov. Prego, rialzarsi. Mezza guardia. Guardia piena. Ecco. Questo se succede. Oh. Finito lo sparring. Beh, meno male. Gli serramenti di Darce sono pericolosi. Puoi finire vittima anche da posizione dominante. Se allontano dal controllo laterale, passa direttamente in mount. Ma io direi onestamente cercare più possibile tenere in piedi l'incontro piuttosto che a terra. Ecco, direi 99% di che abbiamo 5 settimane a disposizione e le andremo tutte sullo squat rack. Perché su cuore serve. Forza gambe un po' pure, ma soprattutto quel parametro cuore che se non mi sbaglio incide sulla resistenza, sulla stamina. Ecco, diciamo un parametro che serve anche parecchio. Quindi, scusate, perché problema è gola. Comunque, andiamo col parametro. Questo panno qui, tanto la forma sta salendo, siamo al 97% alla fine della terza settimana, se non mi sbaglio. Terza settimana di allenamenti, spesi tutti gli allenamenti. Sì, abbiamo fatto. Ok. E qua ci sono obblighi contrattuali. Ecco, questo. E poi
Poi 30 non posso fare granché. Quello che posso fare è allora questo. E poi 20 di squat rack. Sempre perché. Ok, 98% di forma. Siamo alla quinta settimana. Quindi quinta, sesta, settima. 3. No, quinta, sesta. Su 2 settimane soltanto manca. Attenzione. Siamo al 98% di forma. Questo impegno obbligatorio. Prende solo 40 punti settimanali, altri 60 possiamo utilizzarli tutti qui. E andiamo di squat rack, tutto di stamina, assolutamente di stamina. 99%, tanto comunque il clamore serve relativamente, intanto comunque i fan ci sono, se sono abbastanza, ecco, porta a vincere più possibile. Allora, 99%, continuiamo gli allenamenti e continuiamo con lo squat rack. Assolutamente si va di squat rack in questi tempi, ti senti cani e porci. E vabbè, gli haters ci sono anche qui, purtroppo non possiamo farci niente. 100%, ok. Ora, ci rimangono questi 40 punti settimanali. E direi che possiamo tranquillamente spenderli in promozione, giusto per far salire l'hype dell'incontro. Allora, facciamo prevedi l'incontro, vince knockout secondo round e poi vabbè, social. Avrei voluto far fare lo streaming di videogiochi. Il problema è che poi rimanevano 10 punti che non avrei saputo come spenderli. Ecco, sarebbe stato un po' problematico, ma sicuramente non mancherà tempo. Tanto comunque il clamore comunque sale ad alto. Bene così, siamo pronti. Il nostro Crepoggi è pronto, il nostro Bakuno Maiko è pronto per difendere il titolo dei pesi medi. Mentre ci sono, insomma, reazioni social, soprattutto positive, ma una buona parte anche negativa. Strano che il nostro Paco Maiku qua nell'ottagono sta cominciando a diventare piuttosto divisivo. Attenzione. E intanto, eccoci qua. Poggi Brank. Siamo pronti in questo match per il titolo dei pesi medi. Il nostro Paco Maiku difende il titolo contro questo uomo qua, David Brank. Da New York. Vediamo che dicono di lui. Cintura nella Jiu-Jitsu, incontri di carriera 29, incontri affrontati, carriera 38. Insomma, nulla di che, a parte il fatto che è una cintura nera di Jiu-Jitsu, non ci arrivano particolari informazioni. Ecco qua, pronto. Pronto il suo match. E adesso il nostro campione, il nostro Bakuro Maiku, il nostro Michele Poggi. Eccolo qui, pronto per affrontare un altro match, per affrontare un'altra difesa del suo titolo. Vediamo che dice di lui ora in UFC. Mi sa non. Allora, mani veloci come il fulmine, buona condizione fisica. Ha vinto 12 conti di seguito per KO. Siamo sempre là, sarebbero un po' di più, ma vabbè, fa niente. Tutti i controlli prima di salire nell'ottagono. Pronti? Pronto il nostro Baku. Pronto ad affrontare il suo match. Tell the tape. 2 cm più altezza del Brank, stesso peso. E attenzione, 8 cm in più di portata, sempre per David Branch. Attenzione, Brank, Branch. Comunque, non lo so. Fight, fight. Oh. Attenzione. Calcio non è andato tanto a segno, ma quanto basta. Attenzione a Brank. Si fa aggressivo. Attenzione. Rialzati, ecco, si rialza Michele, si rialza Michele.
Chi fa aggressivo Brank, attenzione, ma va giù. Primo atterramento da parte di Michele Poggi su Brank. Calcio al corpo, scambi di colpi, attenzione, ancora colpi al corpo, attenzione. Oh, bene, si rialza Michele. Calcio al volto, ottima combinazione. Ancora prova a calcio particolare. Attenzione. E questa, attenzione, l'ha sentito questo. E giù, attenzione, va per finirlo Michele. Si riprende Brank. E poi Zabaku kick. Ed è la fine. Signori, inarrestabile. Sembra davvero inarrestabile. Mamma, calcio laterale diretto alla tempia. Completamente sprotetto. Guardia completamente andata da parte di Brank. E si spengono le luci per Brank. Si accendono ancora una volta. Penno sopra Kurumaiku. E ora vi lascio in silenzio la programmazione. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 2 minutes, 28 seconds of the very first round. Declaring the winner by knockout, and still the undisputed UFC middleweight champion of the world, Grandmaster. And still the il Grandmaster, il nostro Gran Maestro. Sabaco Marco, Michele Poggi, ancora campione del mondo dei pesi medi. Devo dire una cosa, gli stanno dando una cintura sola, come se la categoria dei pesi welter fosse stata completamente abbandonata. Sì, ok. Ok, va bene. Dico, come se la categoria fosse stata completamente abbandonata. È un po', non mi piace tanto la cosa. Vorrei vedergli ancora le due cinture, tutte e due alla vita, ecco, vedergli fisicamente tutte e due. Però vabbè, va bene così. Intanto non ho visto se c'era bonus performance o quant'altro, ad essere sincero non l'ho visto. E direi che se non succede altro, mi sa che per questa puntata possiamo anche salutarci qui e darci un appuntamento alla prossima puntata di questa serie su UFC 3, chiamata Sabaku no Octagon, ovvero la carriera, quella che sarebbe in questo mio immaginario, diciamo, la carriera di Sabaku no Maku come lottatore MMA in UFC. Detto questo, molto semplicemente, saluto tutti quanti voi e alla prossima.